Un esperto reale è intervenuto dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto al Daily Express che non avrebbe riservato al principe Harry un trattamento speciale negli Stati Uniti se fosse stato rieletto. Il principe Harry è stato aggredito da un esperto che ha avvertito che il Regno Unito non lo rivuole indietro dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto al Daily Express che non avrebbe riservato al duca alcun trattamento speciale sul suo status di immigrato. Il duca di Sussex è stato coinvolto in una causa legale portata avanti dalla Heritage Foundation di Washington DC e alla quale il principe ha resistito con il sostegno del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale di Biden. Trump ha detto al Daily Express che non proteggerà il principe Harry come ha fatto Joe Biden e che, se fosse rieletto, il duca sarebbe da solo. Il redattore del Daily Mail da Yaris Richard Eden è intervenuto sui commenti di Trump, affermando: "Questo è il governo degli Stati Uniti che è andato in tribunale contro questo think tank per spiegare perché non vogliono renderlo pubblico. Quindi quello che Trump stava dicendo era: il principe Harry non otterrebbe nessuno di questi favori se fossi presidente. Tuttavia, Eden ha criticato il pensiero che il principe Harry venisse deportato dagli Stati Uniti e ha affermato che i britannici non volevano che lui e Meghan Markle tornassero. Intervenendo a Palace Confidential, ha detto: quindi questo è davvero preoccupante. Trump potrebbe, potenzialmente, rendere la vita difficile. La cosa che mi preoccupa, francamente, è che non vogliamo che venga cacciato dall'America o dovrà tornare qui. Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. Quindi vacci piano con lui, Donald Trump, per favore.